Un saluto da Dottor Palmas. Oggi vi mostro un caso spettacolare, uno di quelli che a me piace in assoluto di più, di una riabilitazione col nostro sistema denti fissi senza osso di una bellissima paziente che aveva perduto i denti per parodontite e errori medici in questo caso. Era già stata da molti dentisti, aveva fatto delle terapie in passato con tanti errori causati appunto da queste equipe che non hanno avuto una visione d'insieme e hanno tentato una riabilitazione globale, ma si limitavano di volta in volta a riabilitare alcune parti della bocca. La paziente spendeva soldi, tanti soldi ha speso negli anni, ma non ha mai ottenuto il risultato di uscire dalla spirale del dentista. Sopra addirittura vediamo corone in alto a destra che neanche riuscivano a incastrarsi correttamente sull'impianto, vedi che c'è uno spazio nero tra gli impianti e la corona. Sul lato sinistro un altro grave errore, hanno incollato un ponte unendo impianti dentali a radici naturali, questa è una cosa che non va mai fatta. In basso hanno addirittura incollato denti su impianti che si usavano 40 anni fa, monoblocco, senza le viti per abitare la corona sugli impianti. Questi sono impianti che sono inutilizzabili dal punto di vista protesico. Oltre a questo, i seni mascellari erano molto espansi, non potevamo usare più impianti nella parte anteriore e dovevamo andare a regolarizzare l'osso prima di mettere gli impianti. Questa è la situazione della parte superiore, radici rimaste dentro all'osso, tutte cariate, ponti incollati su impianti e radici naturali nella parte superiore e ponti avvitati male sopra impianti dentali. Sotto vedi ponti in metalloceramica vecchi, consumati, che non sembrano neanche denti, sono degli abbozzi di denti, sicuramente molto lontani dal punto di vista estetico rispetto ai risultati che noi riusciamo a ottenere, e degli impianti che escono dalla gengiva monoblocco che ti ho descritto, che sono stati tolti. Questo è il risultato già con i denti e ti faccio vedere adesso quello che è stata la chirurgia eseguita. Come vedi abbiamo posizionato degli impianti convenzionali, 4 nella parte anteriore della premaxilla, più altri 2 impianti nasali nelle zone posteriori. Con questi siamo riusciti a dare sostegno nella parte più posteriore, nella parte inferiore. A livello della mandibola abbiamo risolto il caso con 6 impianti convenzionali. Nota come è stato regolarizzato l'osso e lineare. Abbiamo posizionato impianti dopo aver rimosso i vecchi impianti che non potevano essere utilizzati. E questo è il grafico 3D che ti mostra il tipo di intervento che abbiamo eseguito. Posizionato gli impianti nasali. Abbiamo posizionato degli altri impianti convenzionali nella parte anteriore. In questo caso non è stato necessario posizionare impianti pterigoidei, come invece si vede nel grafico. Questa è la TAC 3D prima e dopo della paziente, le radici completamente fuori dall'osso, alcune rotte ancora dentro all'osso con dei granulomi, delle infezioni. Le zone dove abbiamo rimosso gli impianti dentali che non potevano essere utilizzati, e nota come gli impianti che invece utilizziamo hanno una lunghezza maggiore rispetto agli impianti corti che erano stati utilizzati, perché non era stato regolarizzato l'osso e pianificata correttamente la chirurgia. Questo è il risultato finale, e queste sono le protesi iperrealistiche che abbiamo realizzato. Nota come abbiamo simulato la gengiva. Questo perché regolarizzando l'osso è necessario, fondamentale, andare a creare lo spazio protesico dove si inserisce la base di sostegno dei denti, ovvero la barra in titanio che unirà poi tutti i singoli denti. Questa è la visione laterale, questa è la visione del sorriso, dei denti molto femminili, morbidi, rotondi, con labbro superiore che bacia la parte superiore della parabola degli incisivi, e dei premolari molto morbidi, rotondi, che si adattano perfettamente al viso soft e liscio e la pelle del viso della paziente. Questo è il risultato prima, questo è il risultato dopo. Mi dispiace che qua nella foto non stesse sorridendo in maniera ampia, perché ha ottenuto veramente un sorriso spettacolare. Un saluto da Dottor Palmas.